diciamo che abbiamo fatto molto bene in questi tre scontri diretti, però sappiamo altrettanto le difficoltà di sabato, dove andiamo a incontrare una squadra in salute che sta facendo benissimo e noi vogliamo a tutti i costi fare più punti possibili, perché non si è deciso ancora niente, vogliamo piazzarci il più in alto possibile. Dici anche fuori dal campo. Sì, questo è vero, posso confermare, perché penso che la concorrenza, quella leale, sia quella che porta a dare sempre di più. Il nostro rapporto che abbiamo al di fuori del campo non annulla la nostra rivalità in campo, quindi però sappiamo benissimo quale mettiamo davanti, prima il bene della squadra, ecco. E poi anche Aldegani ci dà una grande mano comunque con la sua età avanzata. Oltre a Chiavari poi ci sono altre tre gare che sono insidiosissime contro squadre che si devono salvare, quindi non vorrei che dopo Chiavari pensassimo già di aver raggiunto chissà cosa, perché come conosciamo questo campionato, Modena Latina e Lanciano, il derby non lo conto, ma Modena e Latina soprattutto alle ultime due sono partite dove loro faranno di tutto per fare punti e metterci in difficoltà, quindi adesso guardiamo di partita in partita. Sì, un po' li conosco, è un ambiente talmente tranquillo che porta comunque le cose a fare le cose con serenità. Nessuno di loro si aspettava di fare un campionato del genere, i valori tecnici ci sono, hanno un ambiente talmente tranquillo, senza pressione, che per loro è tutto di guadagnato, quindi questa per loro è un'arma in più, ma noi comunque vogliamo andare lì e fare la nostra partita e fare di tutto per, come ho detto prima, fare più punti possibili in queste quattro gare. Tornando al tuo campionato, al campionato di Vincenzo Fiorillo con la maglia del Pescara, quanto è difficile anche da un punto di vista mentale essere titolare, tornare in panchina, essere titolare, ritornare in panchina, poi richiamato nuovamente in causa, hai salvato due gran palloni su un diagonale di Morosini, su un colpo di testa di Gheco con la partita con il Brescia, ecco il tuo percorso mentale, chi ti ha aiutato, chi ti è stato vicino, come lo hai affrontato anche questo aspetto? Ma penso che sia normale nell'arco di una stagione. Penso tutti i portieri, Fornasier non mi ha aiutato di certo, tutti i portieri penso che abbiano commesso qualche errore durante il campionato, però aiutato, la verità è che in quei momenti non sono tante le persone che ti aiutano, l'importante è reagire, avere la personalità di tornare in campo e provare a fare del meglio, tutto penso passi sempre attraverso l'allenamento, che è quella la cosa più importante.